Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio andare a farvi vedere come realizzare una maschera per i capelli totalmente fai da te con prodotti naturali, per andare a nutrire i nostri capelli, perché appunto con l'arrivo del caldo, il sole, i nostri capelli tendono a indebolirsi. Quindi ne approfitto anche di questa giornata appunto perché voglio andare a realizzare questa maschera per i capelli, quindi ho pensato che magari a qualcuna di voi può servire. E infatti la maschera che andrò a creare, diciamo, è a base di avocado che appunto serve a nutrire i nostri capelli. Quindi adesso andiamo insieme a realizzare questa maschera qua, così vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo. E prima di questo però vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di lasciare un piccolo like a questo video. E se è la prima volta che guardate i miei video, vi ricordo che sul mio canale trovate anche una playlist dedicata appunto ai capelli con i vari prodotti che utilizzo, con le maschere fai da te, i vari consigli. Quindi se vi può interessare vi la lascio comunque qua elencata la playlist appunto dedicata ai capelli se a qualcuna di voi può servire. E adesso andiamo a preparare la maschera. Per andare a creare questa maschera per i capelli con prodotti naturali, vado a prendere una banana, poi prendo anche un avocado, 2-3 cucchiaini di miele e poi vado a prendere anche 2 cucchiaini di olio d'oliva. Adesso vado a preparare e inizio sbucciando questa banana e vado a tagliarla a rondelle e utilizzo la banana soprattutto perché dona morbidezza e lucentezza ai capelli. Adesso vado a prendere la polpa di un avocado e vi consiglio di utilizzare uno più maturo e grazie, diciamo, alle proprietà che contiene l'avocado, quindi a tutti gli oli naturali, lascia i nostri capelli molto più morbidi e va a nutrirli in profondità. Il miele invece serve a idratare e a nutrire il nostro cuoio capelluto e infine vado ad aggiungere olio d'oliva che oltre a districare i capelli, diciamo che li nutre in profondità lasciandoli morbidi e luminosi. Adesso invece vado a tritare tutto. Questa invece è la maschera, finita e adesso andiamo ad applicarla sui capelli. Allora, avete visto la preparazione, diciamo, della maschera? Adesso sono qua in bagno, vado appunto a pettinare i capelli in modo da mettere, diciamo, la maschera sui capelli già pettinati. E niente, qua è appunto la maschera, che ne è uscita anche tantissima. E niente, andiamo a metterla. Questa invece è la parte più noiosa, ovvero quella di andare a mettere questa maschera qua. E la prima cosa vado sempre a dividere, diciamo, i capelli in modo per agevolare, il modo di metterla. E niente, io vi consiglio di farlo sopra il lavandino perché avendo tutti questi grumi appunto dall'avocado, infatti vi dicevo prima di utilizzare un avocado più maturo perché così la polpa è molto più morbida e non lascia questi grumi all'interno. E vi consiglio di metterla anche diciamo sul cuoio capelluto se avete i capelli secchi. Io avendo i capelli leggermente grassi non la applico particolarmente sul cuoio capelluto. Allora, sono andata a mettere la maschera, come avete visto, ho fatto un po' di casino perché appunto non è molto semplice, vedete che c'è appunto tutti questi pezzettini di avocado ancora, quindi fatelo magari nel lavandino così evitate di sporcare tutta la casa. E niente, adesso ho applicato la maschera, la tengo in posa circa 30-40 minuti. Intanto vado a sistemare la mia camera che è un po' incasinata. Dopodiché vado a lavare appunto i capelli utilizzando soltanto lo shampoo e il balsamo. E poi vi faccio vedere il risultato finale dopo aver lavato i capelli. Quindi ci sentiamo fra poco.
Allora, ho finito di lavare i capelli e intanto che li ho lasciati, diciamo, un attimino che si asciugavano, sono andata anche a fare un trucco abbastanza veloce, ma super estivo, super glow, mi piace molto. Però vabbè, non parliamo di trucco. Appunto, ho lavato i capelli soltanto con shampoo e li ho lasciati in asciugamano circa 15 minuti. Adesso qua un pettine, quindi vado a pettinarli, non vado ad asciugarli con il forno in quanto voglio che si asciugano, diciamo, all'aria aperta, così rimangono, diciamo, con questo effetto un po' più naturale. Però, come potete vedere, una passata e si districano super super veloce. Non dovete stare lì. Ok, anche da questa parte. Vedete, si pettinano super super bene. Ok. Allora, ho pettinato i capelli, adesso li lascio così, che si asciugano da soli. Aspetto tipo circa, non so, 20 minuti, secondo me si asciugano già, e poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, come potete vedere, questo è il risultato finale dei capelli. Vedete, sono un po' queste onde, ma perché appunto avendoli asciugato, diciamo, al naturale, sono rimasti un po' mossi e quindi l'effetto mi piace molto. E a me sinceramente questa maschera è piaciuta molto, quindi vi consiglio anche voi di andare a realizzarla. E niente, io ve la super super consiglio. I capelli, come potete vedere, sono rimasti belli morbidi, anche un po' lucenti, visto che abbiamo comunque utilizzato il miele, l'olio extravergine, quindi mi piace molto il risultato, quindi vi consiglio anche voi di andare a realizzarla. E inoltre, appunto, come vi dicevo all'inizio, se vi possono interessare altre maschere fai da te, vi lascio in alto appunto la playlist con le varie maschere che sono andata a realizzare nel percorso, diciamo, di questo canale. E niente, io vi mando un super mega bacio e vi aspetto in un prossimo video. Ciao!